Amici del basket, buonasera da Daniele D'Onofrio. Oggi la quinta giornata di campionato Serie B, girone C, al Paterno Gas e Power di Pescara. L'ospite dell'Amatori è la Malloni Basket Porto Sant'Elpidio. La squadra marchigiana viene da una sconfitta in casa del Teramo per 78-63, mentre Pescara viene da un'incredibile vittoria a Recanati per 60-79. Vittoria importante dopo la sconfitta con Ortona nel derby casalingo, e è stata una vittoria che ha scacciato tutti i brutti pensieri che la società, l'allenatore, ma soprattutto i giocatori si erano messi in testa. Adesso una partita importante, chi vince supera l'altra. Entrambe le scuole sono a 4 punti, davanti a loro ci sono solamente Ortona e Giulianova a 6 punti e San Severo ovviamente ancora a punteggio pieno con 8 punti. Oggi San Severo dovrà giocare contro Valdiceppo, che è ultima in classifica a 2 punti, come anche Bisceglie Senigallia e Cerignola. Entrano in campo le due squadre. Sono entrate in campo le due squadre per Porto Sant'Elpidio: Maggiotto, Cernivani, Zanotti, Torresi e Navarini, mentre per Pescara ovviamente il solito starting five: Drigo, Capitanelli, Caverni, Bedetti e Ennio Leonzio, che nella scorsa partita è stato fondamentale per la vittoria, ha firmato ben 18 punti, migliore di lui solamente Capitanelli con 19 punti. Palla 2 tra Zanotti, che l'anno scorso era stato accostato nel mercato di riparazione proprio a Pescara, poi però è rimasto a Monteroni, dove non è riuscito neanche a salvarsi, e quest'anno appunto nella trafila marchigiana. Palla 2 tra Capitanelli e Zanotti, la vince il numero 17, Caverni la tiene in campo, Leonzio può correre Pescara, Ennio Leonzio dopo il blocco di Capitanelli, Bedetti vuole subito la palla per Capitanelli, perde palla Bedetti, recupera Zanotti. La Navarini, il play classe 96 contro Caverni, duello da due playmaker molto interessanti per questo campionato. Cernivani, Zanotti ancora per Cernivani, taglia Zanotti, Cernivani può attaccare uno contro uno, poi serve il posto di Zanotti contro Drigo, Zanotti fade away, tiro lungo, rimbalzo di Torresi, sbaglia l'appoggio, Capitanelli al rimbalzo, serve Leonzio, squadra che non segna dopo le prime due azioni, Bedetti, Leonzio, blocco di Capitanelli, Leonzio attacca uno contro uno, va fino in fondo, Ennio Leonzio, firma lui i primi due punti della partita, Ennio Leonzio. Dall'altra parte subito Navarini, Torresi, sale Maggiotto a prendersi il pallone, Bedetti è bravo su di lui, marcatura specifica quella di Bedetti su Maggiotto, che l'anno scorso dopo Pepe è stato il miglior realizzatore del campionato. Zanotti, l'ultimo tocco è suo, dunque rimessa per Pescara. Sono d'accordo i giocatori con la casacca biancazzurra, poi tutto non è d'accordo Torresi, il capitano di Sant'Elpidio. C'è un cambio subito per Pescara, esce Leonzio, esce Leonzio ed entra De Eustachio. Leonzio perché non aveva la maglia, perché aveva la maglia nera sotto, che non si può indossare durante una partita con la canotta bianca appunto, e dunque al suo posto è entrato De Eustachio, e intanto Caverni firma altri due punti, regolamento ferreo quest'anno, sul cubo del cambio è subito, ci si è subito rimesso Leonzio. Zanotti, serve Cernivani contro De Eustachio, servito a Maggiotto, tanto spazio, piedi per terra, Andrea Maggiotto, un cecchino, e primi tre punti per lui. Bedetti prova a correre dall'altra parte proprio contro Maggiotto, può sfruttare il mismatch fisico, Caverni, blocco di Capitanelli, Caverni, show difensivo di Zanotti, De Eustachio il post per Capitanelli che finta il tiro, poi serve Drigo in post, Drigo col semigancio, sbaglia l'imbalzo di Torresi, Navarini, Torresi, ancora per Cernivani, arresto, tiro a tre punti per Cernivani, sbaglia, rimbalzo di Diego Torresi, Zanotti ci riprova ancora a Porto Sant'Elpidio, tiro su due nella stessa azione, Caverni, per rimbalzo di Drigo, Capitanelli consegna per Caverni, può attaccarlo contro uno, fallo di Navarini,
Subito cambio, esce Luca D'Eustachio, rientra Ennio Leonzio. Per Navarini è il primo fallo. Rimessa affidata proprio a Michele Caverni, Leonzio. Ancora show difensivo di Zanotti, Leonzio serve, Caverni in angolo, finta il passaggio. Tira, sbaglia l'imbalzo di Capitanelli, Bedetti ancora per Leonzio. 7.30 sul cronometro, Pescara 4, Sant'Elpidio 3. Bedetti, il post per Caverni, taglia Bedetti, bravo Navarini e recupera il pallone, può correre in contropiede. Adesso Sant'Elpidio, Maggiotto da 3 punti, piedi per terra in transizione, sbaglia Maggiotto. Rimbalzo però di Navarini, Cernivani ancora da 3 punti, sbaglia. Alto rimbalzo per Pescara, percentuali che si sono abbassate drasticamente in questo inizio di partita per Sant'Elpidio da 3 punti. Leonzio, infrazione di passi per Ennio Leonzio e palla persa dal numero 20. Giusta chiamata arbitrale. Navarini contro Caverni, si appostano a bloccare Cernivani, Zanotti e Torresi. Cernivani vorrebbe il blocco di Torresi, va a bloccare il numero 4, Cernivani attacca uno contro uno, palleggio, arresto, tiro di Cernivani, primi due punti anche per il numero 5. E quindi sorpasso per Porto Sant'Elpidio, Leonzio, Capitanelli, Bedetti, sale Caverni, servito il numero 12, esce dai blocchi Ennio Leonzio, servito il numero 20, vorrebbe ancora Capitanelli, bella palla di Leonzio, Capitanelli gioca sulla linea di fondo, poi butta il pallone, la darà Navarini. Corre Sant'Elpidio, Navarini però si ferma, vuole Cernivani, il post di Maggiotto contro Bedetti, Maggiotto fade away, bravissimo Bedetti a difendere, poi prova a dare da Navarini, è bravo altrettanto però Caverni a recuperare il pallone, Capitanelli, Leonzio, esce bene dal press Pescara, dirigo in post contro Torresi, il fallo è di Torresi. Primo fallo per Diego Torresi. L'anno scorso ha giocato la partita di andata con Pescara, dove ha vinto ovviamente la squadra di coach Salvemini 42-64. La partita di ritorno al Palio Elettra Torresi non l'ha giocata perché è stato squalificato per doping. Pescara comunque vinse quella partita 79-52. Leonzio, arriva il blocco di Capitanelli. Ennio Leonzio, Caverni, buona idea, un po' meno il passaggio per il tocco di Navarini. E dunque i 24 secondi erano arrivati a 5, adesso tornano a 14 col tocco di piede e rimessa per Caverni. Leonzio, arriva il blocco di Capitanelli, ha sempre show difensivo di Zanotti, Capitanelli gioca uno contro uno, Capitanelli, gran giocata per Andrea Capitanelli, due punti anche per lui. Ora Navarini, serve Maggiotto, palla rischiosa, Torresi, Cernivani, Navarini, sempre c'è Beretti su di lui, cambio difensivo tra Beretti e Caverni, Navarini contro Capitanelli, vola in angolo Cernivani, palleggio, adesso tiro contro Caverni per Cernivani, sbaglia, rimbalzo di Bedetti che lo strappa anche ai suoi compagni. Drigo, fade away di Drigo da fermo, questa è una gran giocata del giocatore palermitano, assegno tutti e quattro quelli del quintetto a parte Bedetti in questo inizio di partita. Per Pescara, Torresi, Zanotti, Cernivani, arriva il blocco di Zanotti, 5 minuti alla fine del primo quarto, fallo di Capitanelli. Zotti andrà a schiacciare facile, il primo fallo per Andrea Capitanelli, il primo fallo in generale per Pescara. Cambio per Porto Sant'Elpidio, è pronto a tentare Mirko Romani proprio al posto di Zanotti che sta tirando i due tiri liberi. Zanotti che in questo campionato viaggia con una media di 17 punti in 30 minuti circa. Segna il primo Zanotti, il primo punto della sua partita per Michele Zanotti. Sbaglia il secondo, 1 su 2 e fallo di Torresi al rimbalzo. Secondo fallo per Diego Torresi. E dunque cambio. È uscito Zanotti ed è entrato Romani, rimane in campo Torresi anche se ha già due falli. A metà del primo quarto Caverni.
contro Navarini. Caverni vorrebbe dirigo, alla fine serve Capitanelli, consegna Caverni, attacca uno contro uno, brucia i difensori Michele Caverni, gran giocata con cambio di velocità, 4 punti per Michele Caverni. Torresi, Maggiotto contro Bedetti, il blocco di Torresi, Maggiotto contro Bedetti, è bravissimo il numero 11, Romani, Navarini va a bloccare ancora Romani, Navarini si alza a 3 punti, Navarini, gran canestro di Alberto Navarini, sono i primi 3 punti della sua partita e 10-9 per Pescara. Bedetti, Capitanelli, Caverni, Leonzio, esce Drigo dai blocchi, si prende la palla, poi se la palleggia sul piede e dunque recupera palla la squadra di coach Massimiliano Domizioli. Sono un cambio di fischio però secondo l'arbitro, e dunque rimessa per Pescara, c'è stato un cambio di fischio, allora rimessa per Michele Caverni, l'arbitro ha da parlare con l'allenatore di Porto Sant'Elpidio e con il tavolo. Il tempo pure è avanzato e dunque si ritorna a giocare 4-13 sul cronometro, e palla a Pescara, precisamente a Michele Caverni che si occupa della rimessa. Drigo, Bedetti contro Cernibani, può giocarsi uno contro uno Bedetti fino in fondo, potenziale, gioca a 3 punti di Luca Bedetti, il fallo è di Cernibani, primo fallo per lui, e Bedetti firma i primi 2 punti della sua partita. E dunque adesso possiamo dire tutti e 5 quelli del quintetto hanno fermato almeno 2 punti, e poi Caverni ha fermati 4 per Pescara, il Donetta Bedetti per il tiro libero supplementare, segna Luca Bedetti e qua 3 punti, lui che ha drasticamente migliorato la sua media punti e minuti in queste ultime 2 partite con Ortone e Recanati. Navarini palleggia, vorrebbe qualche movimento ma non lo trova, adesso può attaccare uno contro uno, fallo di Romani in attacco e 2 tiri liberi, anzi no, scusate, rimessa, è in bonus Porto Sant'Elpidio, ma ovviamente sul fallo in attacco non si può andare a tirare. Caverni per Romani, ovviamente il primo fallo, palleggia contro Navarini, Capitanelli, Drigo ancora per Caverni, vorrebbe il post di Bedetti, Caverni attacca uno continuo, poi serve Drigo in post contro Navarini, Drigo scarica in angolo per Bedetti, bella palla, gioca bene Pescara e Capitanelli realizza 2 punti, una grande azione della squadra di coach Stefano Raiola, sono 4 punti per Capitanelli, Romani va fino in fondo, l'ultimo tocco di Bedetti, 17 secondi per chiudere l'azione, palla a Porto Sant'Elpidio. Pescara adesso prova a scappare sul più 6, 15-9. Navarini. Servito Maggiotto, ancora per Navarini, attaccano contro Navarini, torna da Romani, piedi per terra per Romani a 3 punti, tiro corto che non tocca neanche il ferro. Alla rimessa affidata a Ennio Leonzio. Caverni in cabina di regia. Leonzio, arriva il blocco di Capitanelli, Leonzio, show difensivo e fallo di Romani, secondo fallo per lui, e 2 tiri liberi per Ennio Leonzio, c'è un cambio per Porto Sant'Elpidio, esce proprio Romani e rientra sul parquet Simone Zanotti. Dunque il lunetto Ennio Leonzio per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Ennio Leonzio, lui che lunetta viaggia con l'86% prima di entrare in questo match, 12-14, 0-2 per Ennio Leonzio, e allora in mezzo di Torresi, Navarini, Maggiotto, Cernibani,
vorrebbe ancora il posto di Manciotto, servito invece Navarini, blocco di Torresi, ignorato da Navarini, attacca uno contro uno, recupera palla poi Capitanelli, si lancia Navarini, la prende alla fine Torresi, Navarini finta il tiro, attacca uno contro uno, poi serve Torresi, fallo di Leonzio dopo un'azione brutta di macchinosa per Sant'Elpidio, e due tiri liberi per Diego Torresi per Leonzio, è il primo fallo, il secondo di squadra. Torresi in lunetta di tiri liberi, lui che fino ad ora non ne ha tirato neanche uno in questo inizio di campionato. Sbaglia il primo Diego Torresi, il capitano di Porto Sant'Elpidio. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2 per Diego Torresi. Rimbalzo di Drigo, Leonzio subito a bloccare Capitanelli, show difensivo di Zanotti, regala però palla a Maggiotto, Leonzio, Maggiotto contro Bedetti, Maggiotto serve Navarini, finta il passaggio, vuole attaccare uno contro uno contro Drigo, Torresi per il piazzato, scarica in angolo da Cernivani, Maggiotto in posto contro Leonzio, Maggiotto attacca uno contro uno Andrea Maggiotto, galleggia in aria, gran canestro, l'ex giocatore di Senigallia, 5 punti per lui, diventa il miglior realizzatore della partita. Andrea Maggiotto, Bedetti, attacca uno contro uno, serve Drigo, piedi per terra da Drigo, da 3 punti, Mattias Drigo è tornato, il numero 8. 5 punti per lui. Sbaglia qui Sant'Elpidio, rimbalzo di Capitanelli, Caverni, Capitanelli, ancora per Caverni, attaccano contro uno, spezza il blocco in due Caverni, gran palla in angolo, Drigo da 3 punti con spazio, sbaglia, rimbalzo di Navarini, poteva essere un canestro importante per Pescara, Navarini, Cernivani solo in angolo, adesso lo serve Maggiotto, Cernivani finta il tiro, attacca uno contro uno, Navarini, Maggiotto, piedi per terra, da 3 punti Andrea Maggiotto, errore per il numero 69, rimbalzo di Drigo, Caverni, ultimo giro dell'orologio, palla Terno Castelpaolo per questo primo quarto, avanti la squadra di coach Aiola 18-11, Caverni a 3 punti importante, Michele Caverni, 7 punti per lui, time out per coach Massimiliano Domizioli, bravissimo qui Caverni, 7 punti per lui, la sua media parla chiaro, 11.5 punti di media in 31 minuti circa a partita per un playmaker, sono numeri importanti. Michele Caverni che da 3 viaggia con il 25%, 3 su 12 a tiri liberi, viaggia con invece il 62%, mentre da 2 viaggia con il 69%, 18 su 26 prima di entrare in questo match. Class 1996, ricordiamo, ex Senigallia, dove ha colpito tutto il settore giovanile. Playmaker oggi in forza a Pescara, studia però comunque ad Ancona e si allena a Pescara, dunque un impegno molto importante per lui. Rientrano in campo le squadre dopo il time out, gli stessi 5 per Sant'Elpidio, anzi no, c'è stato un cambio, è entrato il numero 8 Cinalli al posto di Torresi, mentre per Pescara sono entrati Bini di Ostacchio e sono usciti Drigo e Leonzio. Navarini contro Caverni, esce Cerrivani, ignorato, servito Cinalli, Zanotti in posto contro Capitanelli, Maggiotto arriva a bloccare Zanotti, Maggiotto attacca, palleggia adesso il tiro di Maggiotto, gran giocata di Andrea Maggiotto, sono 8 i punti per lui. Bedetti, Caverni, Capitanelli, vorrebbe ancora Caverni, alla fine palleggia, adesso il tiro di Capitanelli, sbaglia, una brutta giocata di Maso di D'Eustachio, poi anche con qualche tocco di giocatori biancazzurri riesce a prendere il pallone, Caverni attacca Zanotti, uno contro uno, va fino in fondo, gran palla per Capitanelli, una bella giocata sull'asse play pivot, Caverni, Capitanelli,
sono 6 i punti per Big Cap. Maggiotto, fallo di Bini, 2 tiri liberi per Maggiotto a un secondo dalla fine. Il fallo è di Bini, il primo fallo per lui ovviamente, visto che è appena entrato, e a un secondo dalla fine Maggiotto ha la possibilità di accorciare lo svantaggio con 2 tiri liberi. Maggiotto che è in lunetta viaggio con il 71%, 15 su 21 prima di entrare in questo match. Segna il primo, sono 9 punti per lui. Due su due per lui, arriva in doppia cifra. Andrea Maggiotto 10 punti. Caverni a un secondo dalla fine ci prova, la palla non tocca neanche il ferro, dunque finisce qui il primo quarto. Pescara 23, Porto Sant'Elpidio 16. Rientrano in campo le due squadre dopo la fine del primo quarto, in vantaggio la franchigia di coach Stefano Raiola, 23 a 16, vantaggio meritato. Dall'altra parte sta tenendo la partita per i marchigiani solamente Maggiotto con 10 punti già nel primo quarto, lui che di media ne fa 17, ma l'anno scorso viaggiava con 20 di media, certamente non male per il numero 69. Rientrati in campo gli stessi 10 che hanno lasciato il parquet prima della fine del primo quarto. Palla a Porto Sant'Elpidio per questo inizio di secondo quarto. Navarini in cabina di regia contro Caverni, entrambi non sono ancora mai usciti. Cernivani contro De Ostachi, Cernivani attaccano contro uno, Zanotti da 3 punti, piedi per terra Zanotti, la palla non entra, rimbalzo di Caverni. Bedetti va a bloccare Cavidenelli, Betti può attaccare uno contro uno, poi serve Bini ed era buono, il passaggio un po' meno, recupera Cernivani. Maggiotto, finta il tiro, attacca uno contro uno Maggiotto, fallo di Bini, secondo fallo per lui. Il cambio, esce Bedetti e rientra sul parquet Ennio Leonzio. Rimessa per Porto Sant'Elpidio affidata a Maggiotto. Navarini, Cernivani va a bloccare Cinalli, servito invece Maggiotto, si alzava 3 punti, Maggiotto sbaglia, rimbalzo di De Ostachio, si distende il numero 6. De Ostachio va da Caverni in angolo per Bini, si alza 3 punti Matteo Bini, sbaglia, rimbalzo di Maggiotto contro Leonzio, Maggiotto si palleggia sui piedi e sbaglia. Caverni allora può correre per Scara, Caverni si alza da 3 punti in transizione, Michele Caverni, che canestro del numero 12, sono 10 anche per lui. Dronavarini, Zanotti, Cernivani, vuole Zanotti, invece sfida Cinalli, Navarini contro Caverni, va a bloccare Cinalli, Navarini può attaccare Bini, serve Zanotti, finta il tiro a Zanotti, attaccano contro uno, serve Cernivani, ottima difesa di Pescara, il tiro arriva in tempo debito ma non è buono perché tocca il ferro, Cinalli al rimbalzo, Maggiotto, Pescara premiata dall'errore ma non è andata bene al rimbalzo, Navarini va fino in fondo, nasconde il pallone a Bini e Navarini trova il quinto punto della sua partita. Caverni, Bini ancora per Caverni, può attaccare, serve Capitanelli, ancora per Caverni in angolo per De Ostachio, palleggia, arresto servito Caverni, azione macchinosa di Pescara. Leonzio, 5 secondi per chiudere l'azione, ancora Ennio Leonzio, tira Leonzio con poco spazio e disturbo Navarini. Navarini contro De Ostachio, il blocco di Zanotti, Navarini può attaccare uno contro uno, alza la parabola, il canestro è di Zanotti. Azione al canestro di Navarini e non di Zanotti perché non ha toccato la palla sul potenziale alley-oop. Leonzio, Navarini appunto sono 7 i suoi punti della gara. Leonzio contro Maggiotto, va a bloccare Capitanelli. Leonzio, Bini ancora per Capitanelli, il posto contro Maggiotto, servito Bini, si alza a 3 punti, bel tiro di Bini, la palla però non entra, 0 su 2 per Matteo Bini. Navarini, Cernivani ancora per Navarini, c'è mismatch tra Zanotti e Caverni, Navarini attacca, Cinalli servito Zanotti contro Caverni,
facile appoggio per Zanotti e c'è un time out per Pescara che ha subito un piccolo break, ma comunque sta da 26-22 e per Zanotti sono il secondo e il terzo punto della gara. Simone Zanotti che l'anno scorso era in forza a Monteroni, Pescara ci ha giocato contro e ha vinto entrambe le volte sia in Abruzzo che in Puglia. Zanotti, classe 1992, nativo di Torino ed è cresciuto però nelle giovanili della Reggio Emilia, ha avuto però la sua prima esperienza da senior non a Reggio Emilia ma bensì a Roma nel 2011-2012 nella divisione nazionale A, poi l'anno scorso e a partire da dopo quella annata a Roma di Puglia ha iniziato la sua carriera da senior con Lucca e poi Torino in Lega 2 Gold e poi tre anni fa passa ad Arzignano in Serie B nel girone di VIP 2 però retrocede e poi appunto due stagioni fa passa a Bisceglie e Vermetano e poi a Pavia e appunto come abbiamo detto l'anno scorso a Monteroni dove retrocede come aveva già fatto con Arzignano e appunto quest'anno è stato scelto da Centerpedio per occupare l'oro di Araglande barra centro, è stato costato anche a Pescara l'anno scorso a metà stagione, poi Pescara però prese Valentini e Ucci e non un solo giocatore come poteva essere appunto il numero 41 di Sant'Elpidio. Qui rischia di recuperare palla Piccone appena entrato al posto di Navarini, anzi no, appena entrato al posto di Cernivani. Piccone, talento abruzzese, nativo di Lanciano, classe 1998. Leonzio si alza da tre punti, Ennio Leonzio con spazio, sbaglia l'imbalzo di Capitanelli, giocano contro uno Capitanelli col semigancio, sbaglia il disturbo di Zanotti, Navarini al rimbalzo, Cinalli, Piccone, attaccano contro uno Piccone, poi serve Cinalli, si alza da tre punti Cinalli, rimbalzo di Drigo dopo l'errore del numero 8 Caverni, diciamo uno di Piccone, la sua seconda stagione a Porto Sant'Elpidio, anche se lui però è abruzzese. Capitanelli nasconde la palla e sbaglia però il numero 17 Piccone, Maggiotto, Zanotti, Capitanelli non difende, Zanotti non lo punisce però con il canestro, Maggiotto al rimbalzo, fallo di Caverni, è il primo fallo per lui e cambio per Pescara, escono Caverni e Capitanelli ed entrano Del Sole e Bedetti. Due liberi per Maggiotto, fino ad ora 2 su 2 per lui. Segna il primo Maggiotto, arriva qua da 11. punti per lui e cambio, esce proprio Maggiotto ed entra con il numero 21 Elia Bravi. Dostacchio lui in cabina di regia visto che è uscito Caverni, Dostacchio contro Navarini, bravo il numero 6 Drigo, Del Sole, Leonzio può attaccare uno contro uno, Ennio Leonzio serve Drigo, si alza a tre punti, commette però l'inflazione di passi il numero 8, chiede scusa ed è consapevole dell'errore. 5:49 alla fine del secondo quarto, Pescara 26 Porto Sant'Elpidio 24. Piccone, Zanotti, Cinalli va da Navarini, Zanotti tiene in campo con una magia, poi serve Bravi, Cinalli, Zanotti, bella azione di Porto Sant'Elpidio anche però fortunata nel tenere in campo i palloni con qualche bella giocata. Drigo, fallo di Cinalli, primo fallo per Cinalli e rimessa per Pescara, 10-0 di parziale per Sant'Elpidio. Bedetti, Dostacchio, azione macchinosa di Pescara, Leonzio va a bloccare Del Sole, Leonzio, c'è cioè Del Sole in posta, ignorato dal numero 20 che
che attacca uno contro uno, fallo di Navarini ed è il secondo fallo per lui, diciamo parziale di non di 10 a 0 ma di 10 a 3 in questo secondo quarto. Leonzio in lunetta per due tiri liberi, sbaglia Ennio Leonzio, mezz'ora su tre per lui in questa partita di tiri liberi. Segna Ennio Leonzio, tre punti per lui in questa partita. Piccone contro De Eustachio. Navarini, Zanotti va a bloccare, Navarini attacca uno contro uno, nasconde la palla a Leonzio, poi taglia Cinalli ancora per Zanotti, gioca bene, Porto sente il pidio con Zanotti, Cinalli e Navarini soprattutto. Il primo sorpasso 28 a 27. Leonzio attacca uno contro uno fino in fondo, Ennio Leonzio risponde così agli eroi della lunetta, Ennio Leonzio. Navarini va a bloccare Zanotti, Navarini attacca uno contro uno, è bravo Del Sole a toccargli il pallone e dunque rimessa per Porto Sotto il Piglio e poi orientare Cernivani ed esce Navarini, il cambio anche per Pescara, rientra Caverni al posto di De Eustachio. È messa per Elia Bravi, blocco di Zanotti, Piccone, Cernivani, Bravi esce dai blocchi, finta il tiro, poi attacca uno contro uno, Elia Bravi stoppata di Drigo e ancora rimessa per Porto Sotto il Piglio con 6 secondi per chiudere l'azione, 4-10 alla fine del secondo quarto, Pescara avanti 29 a 28. Piccone non sa chi darla, alla fine serve Cernivani fuori dalla linea da tre punti, Piccone attacca alle 11 uno contro uno, Piccone vuole un tiro improbabile, allora Benedetti, Caverni può correre, serve ancora Drigo, Del Sole può attaccarlo contro uno, rischia di perdere la palla, Caverni passi di Del Sole, prima palla persa da Leonardo Del Sole, qui aveva frainteso, il passaggio forse non era diretto a lui, ma si è ritrovato fra le mani, Piccone, Cernivani, Cinalli, Zanotti in posto contro Del Sole, Zanotti, cioè Del Sole di lui, Zanotti si fa spazio del numero 21, sono 7 i punti per Zanotti. Leonzio contro sorpasso intanto riporta Santa Elpidio, Leonzio può giocarsi uno contro uno, Drigo, Caverni, il post contro Cernivani, fade away di Drigo, sbaglia il rimbalzo di Zanotti, Piccone, si stendono adesso le squadre, Piccone in angolo da Cernivani, il tiro da due punti, dice l'arbitro, il time out per Stefano Raiola, per Cernivani sono il terzo e il quarto punto della gara, 32 a 29 per Porto Sotto il Piglio che dal meno 7 della fine del primo quarto è arrivata al più 4 alla 3 minuti della fine del secondo quarto, grazie soprattutto a Simone Zanotti e anche aiutato soprattutto da Cinalli, il numero 8 che ha già fornito due assist a Zanotti, lui che merge con 3 di media in 14 minuti a partita, un giocatore molto duttile e importante per la squadra marchigiana. A proposito di assist, Sant'Elpidio ne fa circa 11 a partita, qui ne sta facendo già di più rispetto alla media per come inizio, mentre Pescara 17.3 a partita, soprattutto sull'asse Caverni Capitanelli che abbiamo visto all'opera qualche minuto fa. L'arbitro fischia, rientrano in campo le due squadre, ma coach Stefano Raiola è ancora lì a urlare, a incitare i suoi giocatori, ovviamente grande assente della gara come già da qualche partita è Andrea Grosso, ma dovrebbe tornare a breve il numero 7. Entrano in campo appunto le due squadre, sempre gli stessi 10 che hanno lasciato il parquet prima del time out.
Bedetti. Leonzio supera velocemente la metà campo. Può attaccare uno contro uno fino in fondo. Ennio Leonzio, cost to cost del numero 20. 7 punti per lui. Pescara torna a meno 1. Cinalli. Piccone si alza da 2 punti. Fabrizio Piccone. Primi 2 punti anche per il giocatore del tipo di Lanciano. Leonzio, vediamo come risponde adesso Pescara. Show difensivo di Zanotti. Drigo, Capitanelli, ancora per Leonzio, finta il tiro, poi attacca uno contro uno. Leonzio, fallo. Danni di Leonzio, il fallo è di Cernivani. Per Cernivani è il secondo fallo. Il cambio per Pescara. Esce Mattia Strico e rientra sul parquet Matteo Bini. È rimessa per Pescara, affidata a Ennio Leonzio. A 2 e mezzo dalla fine del secondo quarto. Taglia Bini, Leonzio non trova spazio, alla fine serve Capitanelli. Bedetti, ancora per Leonzio. Blocco di Capitanelli, Leonzio raddoppiato il numero 20, alla fine regala però palla a Elia Bravi. Ennio Leonzio, Cernivani, Cinalli, Piccone contro Bedetti. Piccone serve ancora a Zanotti. Bravi, si alza a 3 punti. Elia Bravi col disturbo, rimbalzo di Cinalli e molla in difesa Pescara. Bravi butta la palla, non c'è fallo di Bedetti. Cambio per Porto Sant'Elpidio sulle proteste dei giocatori e degli allenatori. Entra Romani ed esce Zanotti. Il Donet alla rimessa, Ennio Leonzio. Caverni, pressato, scarica subito da Leonzio, ma lui in cabina di regia. Capitanelli, Bini, Leonzio contro Cernivani, il blocco di Bini. Leonzio vorrebbe ancora il numero 10 biancorosso. Bini in post, Leonzio attaccano contro uno, forse un palleggio di troppo, finta il tiro, poi serve Bedetti, si alza da 3 punti. Bedetti sbaglia un tiro difficilissimo, rimbalzo di Caverni, blocco del numero 17. Caverni attacca fino in fondo, uno contro uno, sbaglia, rimbalzo di Capitanelli, fallo di Romani, terzo fallo per lui appena entrato in questo secondo quarto. Il cambio dove può entrare Andrea Maggiotto ed esce proprio Elia Bravi. Dunque rimessa per Pescara. Leonzio la rimessa, perde palla Pescara. Maggiotto va a giocare col cronometro Sant'Elpidio. Cinalli consegna per Cernivani, attacca uno contro uno Cernivani, varrebbe il posto di Cinalli che però si fa spazio anche forse regolarmente di Leonzio. Cernivani sbaglia il pressato da 2 punti. Caverni, ultimo giro di orologio in questo secondo quarto. Caverni può giocarsi uno contro uno Capitanelli, Leonzio invece attacca lui uno contro uno, va fino in fondo Ennio Leonzio, butta la palla, rimbalzo di Cinalli. Piccone, più 3 per Sant'Elpidio, 34 a 31. Maggiotto in post contro Bedetti, Maggiotto sbaglia, rimbalzo di Capitanelli. Caverni, non segnano le 2 squadre già da qualche minuto, discrepanza di circa 8 secondi fra 2 chilometri. Leonzio in angolo per Caverni, importante Michele Caverni, sbaglia. Allora Cernivani a rimbalzo, può giocarsi la fine in fondo. Sant'Elpidio, 14 secondi per chiudere il secondo quarto. 6 di blocchi, ovviamente esce Maggiotto per quest'ultimo tiro. Blocco di Romani, Maggiotto può attaccare contro Capitanelli, 1 contro 1, 5 secondi. Maggiotto, fallo di Capitanelli. Buon fallo di Andrea Capitanelli, speso bene. Secondo fallo per Capitanelli e cambio per Pescara, anzi no, time out per Porto Sant'Elpidio perché vuole giocarsi bene quest'ultima azione e non cambio. Dunque vediamo come se la giostrerà la squadra di coach Massimiliano Domizioli. Probabilmente sarà Maggiotto indirizzato numero 1 per l'ultimo tiro con 4 secondi e 18 centesimi alla fine del secondo quarto.
Manciotto, che ha avuto sempre una buona carriera da 10-12 punti di media partita, poi l'anno scorso ha avuto un exploit importantissimo con Senigallia, dove ha firmato 20 punti di media partita, più di lui solamente Simone Pepe 22 circa partita. Manciotto che ha fatto le migliori partite anche contro Pescara, soprattutto al campo dei marchigiani, al Palasport di Senigallia, dove firmò oltre 25 punti. Si è molto prolungato, l'arbitro rifischia, dunque le sue squadre sono costrette ad entrare in campo. Intanto Del Sole al posto di Capitanelli per non far spendere un ulteriore fallo al numero 17. Rimessa affiata a Piccone, Cernivani, esce Maggiotto, Piccone serve, Cinalli va da Cernivani, 2 secondi, Cernivani contro Del Sole, bravissimo Leonardo Del Sole, il tiro non è buono, buona difesa di Pescara in quest'ultima azione, che però è comunque sotto 31-34 alla fine di questo bellissimo secondo quarto. Si prospetta una bellissima partita. Possiamo finalmente dirlo, si riparte con il terzo quarto di Pescara a Porto Sant'Elpidio dopo quasi 20 minuti di interruzione. Dopo la fine dell'intervallo c'è stata un'interruzione per via di un allarme scattato qui al palazzetto, è arrivato un tecnico e ha spento i due allarmi principali che in precedenza avevamo detto che forse erano stati dovuti agli spettatori, ma invece mi è stato detto che probabilmente la causa di questo allarme è stata un malfunzionamento del gruppo elettrico che appunto gestisce questi due allarmi. Praticamente un errore di batteria, di funzionamento di questi due modem. Si può ripartire in campo per Pescara, Bedetti, Caverni, Capitanelli, Leonzo e Drigo, mentre nel Pozzo Tepido Piccone, Maggiotto, Navarini, Zanotti e Torresi. Primo possesso per Pescara, Capitanelli, il posto per Bedetti, recupera subito palla a Pozzo Tepido, Navarini, Piccone, Torresi. Ovviamente i giocatori si sono scaldati e non si sono fermati per la pausa, ma hanno tirato appunto per non diventare freddi. Piccone attacca uno contro uno dopo il blocco di Zanotti, recupera palla Capitanelli, Leo, Bedetti, il posto per Drigo contro Maggiotto, Drigo con il semigancio sbaglia, rimbalzo di Navarini, Torresi taglia Piccone, servito Maggiotto, disturbato da Bedetti, Torresi spende il piazzato, Torresi realizza 2 punti facili, Diego Torresi, sono i primi 2 punti della sua partita, arriva più 5 adesso Sant'Elpidio 31-36 per i marchigiani. Leonzio, Drigo, sale Caverri dopo il blocco di Capitanelli, Piccone su di lui, esce Leonzio, servito il numero 20, il posto di Drigo contro Maggiotto, Drigo regala la palla a Bedetti, cioccolatino di Drigo per Bedetti, segna la tripla Luca Bedetti, sono 6 punti per lui. Pescara torna a meno 2, Bedetti tiro di liberazione per lui, disturba Maggiotto, commette fallo il numero 11 ed è il primo fallo per il giocatore romagnolo. Piccone, Torresi, servito Maggiotto, imposto contro Bedetti, Maggiotto, tiro difficilissimo del numero 69 che sbaglia, Caverni, Bedetti può correre in contropiede, regala Drigo la palla, Capitanelli, Caverni, blocco di Capitanelli, Caverni va da Leonzio, attacca uno contro uno, Ennio Leonzio, torna da Caverni, brutta palla di Leonzio, si alza 3 punti il numero 20 con la tabella, non entra il tiro di Ennio Leonzio, rimbalzo di Navarini, attacca uno continuo, poi ci ripensa il giocatore lombardo, Maggiotto piedi per terra, finta il tiro, attacca Trigono contro uno, Maggiotto vuole Zanotti, il 41 si alza 3 punti il piemontese Simone Zanotti, sono 10 per lui. Leonzio, Drigo attacca uno contro uno su Zanotti, fallo del numero 41 ed è il primo fallo per Simone Zanotti.
rimessa per Pescara a 7 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto, è sotto di 5 punti. Leonzio arriva il blocco di Capitanelli. Leonzio attacca dopo lo show difensivo, serve Drigo, Capitanelli in post, Capitanelli nasconde la palla, brutto tiro di Capitanelli che sbaglia. Maggiotto può correre adesso, sente il Pio Piccone, attacca uno contro uno Fabrizio Piccone col secondo tempo. Sono 4 i punti per il numero 1 di Sant'Elpidio. Caverni, Bedetti, vuole Capitanelli, palla a 200 all'ora di Bedetti, Capitanelli va in angolo da Leonzio, sbaglia, rimbalzo di Drigo, commette fallo però il numero 8. Primo fallo per Mattias Drigo. Dunque rimessa per Sant'Elpidio che adesso prova a scappare con il massimo vantaggio, più 7 per i marchigiani. Navarini, Zanotti, Navarini può attaccare uno contro uno, ancora Navarini, va da Zanotti, recupera palla però Capitanelli con l'aiuto di Bedetti, poi corre ancora il numero 11, va in angolo da Leonzio, palla velenosa di Bedetti, Leonzio, il post di Bedetti contro Maggiotto, Bedetti lo brucia vivo, va da Drigo in angolo, extra pass per Caverni, scaricata Capitanelli, palla che rimane nelle mani di Capitanelli, poi fa un gran canestro Andrea Capitanelli ma rimane a terra, si tocca il gluteo destro Andrea Capitanelli. 8 punti per lui. Rimane a terra Andrea Capitanelli, arriva il fisioterapista di Pescara. Dunque altra pausa in questa partita, visto che fino ad ora non ce ne sono state. Si rialza Andrea Capitanelli, cambio, esce e lascia il campo a Matteo Bini. Pescara che torna a meno 5 dopo il canestro di Capitanelli, arriva quota 8 il giocatore nativo di Alatri in provincia di Frosinone. Navarini, zona per Pescara 2-3, Piccone, Navarini, arriva il blocco di Zanotti, Navarini, Piccone, taglia Zanotti, Zanotti contro Bini, in post sul pitturato, Zanotti, taglio di Resi, ignorato, Piccone, Maggiotto, si alza a 3 punti Andrea Maggiotto, come attaccare la zona? Andrea Maggiotto, ci pensa lui, fate anche 15, Bedetti, Leonzio, Bedetti, blocco di Bini, Bedetti può attaccare uno contro uno, Luca Bedetti va da Leonzio, Pescara gioca male adesso, Bini attacca uno contro uno, Matteo Bini, stoppato il numero 10 e cambio, dunque rientra subito Capitanelli, Navarini, blocco di Zanotti, Navarini, fallo in attacco di numero 41 Zanotti, del secondo fallo per lui, dunque rientra Capitanelli ed esce Matteo Bini. Mezza fiata a Leonzio, Caverni, su di lui c'è Piccone. Drigo, consegna per Caverni, ancora per Drigo, attacca Torresi uno contro uno, Mattias Drigo, poi va in angolo da Leonzio, non si intendono i due, Pescara perde un'altra palla. Dunque rimessa per Porto Sant'Elpidio, Navarini. Piccone, Navarini. Navarini torna da Zanotti in angolo, si alza Zanotti, disturba Capitanelli, rimbalzo di Piccone, il più basso in campo, Fabrizio Piccone. Time out inevitabile per Pescara, invece il rimbalzo il più basso in campo su Drigo, questa non è una cosa bella per i biancorossi, per Piccone, sono 6 i punti a referto, Fabrizio Piccone classe 98 probabilmente da Lanciano, 2 stagioni fa era in forza alla poderosa Monte Leonardo, dove disputato il campionato Under 19, poi
fatto parte anche sia della prima squadra, diciamo sia a Ortona che a Lanciano in Serie B, ma anche appunto a Montegrano, e poi da due anni è alla Maddaloni Sant'Elpidio, e Piccone può contare anche presenza con la nazionale italiana, e soprattutto ha disputato un ottimo trofeo delle regioni con l'Abruzzo, classe 98, in questo è il secondo miglior realizzatore dietro a Dario Masciarelli, giocatore pescarese a cui facciamo le condoglianze, che in settimana appunto è scomparso il padre pescarese Erminio Masciarelli. Rientrano in campo le squadre, rimane sul parquet Ennio Leonzio, anche se sta disputando una partita al di sotto delle sue aspettative. Rimessa fiata a Bedetti, Caverni contro Piccone, Caverni supera velocemente la metà campo, arriva Capitanelli a bloccare contro Torresi, Drigo consegna per Caverni, ancora per Drigo, peli per terra, Mattias Drigo a tre punti, Mattias Drigo, importante, al triplo del palermitano, sono 8 i punti per lui e Pescara torna a meno 7, 39-46, a 4 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto. Piccone, frastuono dei pescaresi al palo Elettra, Maggiotto, Serena Marini, Maggiotto lo ignora, va a bloccare Zanotti, Maggiotto può attaccare uno contro uno, si alza la centrocampo, Maggiotto, quelli sono i suoi tiri, sbaglia, rimbalzo di Torresi, e sono 6-4 i punti per Diego Torresi. Bedetti, Caverni ancora per Bedetti in post contro Maggiotto, Bedetti nasconde il pallone, gran canestro di Luca Bedetti, 8 punti per lui. Navarini, Torresi, Maggiotto, Zanotti, Piccone, Navarini torna ancora da Piccone, servito a Zanotti in post contro Capitanelli, bravo Capitanelli, Zanotti costretto a un brutto tiro, rimbalzo di Capitanelli, Leonzio può spingere il numero 20, Leonzio va fino in fondo, serve in angolo Caverni, finta il tiro, passi di Michele Caverni, e cambio, anzi doppio cambio per Porto Sant'Elpidio, rientrano Cernivani e Romani, escono Zanotti e Piccone. Rimessa per Porto Sant'Elpidio che è a più 7 su Pescara, risultato importante visto che entrambe le squadre sono a quota 4 in classifica. Romani, Torresi in posto contro Drigo, Torresi serve Romani, consegna per Navarini contro Capitanelli, attacca uno contro uno fino in fondo, Navarini serve Torresi, il piazzato di Torresi corto, rimbalzo di Drigo, Caverni, Bedetti può attaccare uno contro uno, Luca Bedetti si dà spazio col fisico su Maggiotto, ancora Luca Bedetti, è lui il cuore di Pescara adesso, 10 punti per lui. Navarini, vorrebbe Romani, servito il numero 16, consegna per Cernivani, va a bloccare Romani, Cernivani può attaccare, serve Romani, si alza a 3 punti, Mirko Romani, importante per Sant'Elpidio, Romani a 3 punti, sono i primi 3 punti della sua gara. Caverni, blocco di Capitanelli, servito Capitanelli, la magia di Caverni, potenziale, cioccolato a 3 punti. Sono 10 anche per Capitanelli, come anche per Bedetti e Caverni, e il lunetta per il potenziale gioco a 3 punti dopo una magia di Michele Caverni che firma l'ennesimo assist della gara. Capitanelli lunetta, lui che 100% fino ad ora, 8 su 8 prima di entrare in questo match, segna Capitanelli, sono 9 su 9 in 4 giornate e 3 quarti. Arriva a quota 11 Capitanelli. Cernivani, si muove Maggiotto, servito, recupera palla Bedetti solo per un attimo. Cambio per Porto Sant'Elpidio, rientra Piccone ed esce Maggiotto appunto, che ha perso il pallone in questa occasione.
però è stato fortunato che Berettini è riuscito a tenerlo in campo. Cernivale nella rimessa, P5 per Sant'Elpidio a 2 minuti dalla fine del terzo quarto. Piccone attacca uno contro uno, Piccone fino in fondo, 8 punti per Fabrizio Piccone, sta giocando una discreta partita. Caverni, Capitanelli vuole il posto di Bedetti contro Cernivani, quadriplicato Bedetti, ancora Luca Bedetti, che giocatore è il numero 11 di Pescara, sono 12 i punti per lui. Romani, Piccone si alza a 3 punti, Fabrizio Piccone, off fire, il numero 1, sono 11 anche per Piccone. Caverni, Bedetti, si muove Capitanelli, piazzato per lui, sbaglia rimbalzo di Navarini. Piccone, Torresi, Navarini si alza a 3 punti, Navarini, piedi per terra, sbaglia il numero 7, in base di Drigo, Caverni. Drigo disturbato da Romani che gli porta via il pallone, fallo antisportivo di Mattias Drigo ed è il secondo fallo per Red Lui. Non è d'accordo il numero 8, voleva un fallo in precedenza di Romani. Cambio, entra Cinalli per Sant'Elpidio ed esce Torresi, per Drigo è il secondo fallo. In lunetta per tutti i liberi Romani, poi sarà anche possesso per Porto Sant'Elpidio. Ha sbagliato il primo Romani. Zero su due per Romani e dunque possesso per Porto Sant'Elpidio. Drigo ha ancora da protestare, gli arbitri lo richiamano. Altra pausa e dunque il cronometro che scorre lentamente adesso, 40 secondi alla fine del terzo quarto. Leonzo recupera palla sopra, un attimo contesa, palla 2 e possesso per Porto Sant'Elpidio. Il pubblico incita i propri giocatori, sempre però la palla e nelle mani dei biancazzurri marchigiani. Altra pausa intanto. Si può battere adesso la rimessa affidata a Cernivani. Piccone contro Bedetti. Piccone si fa spazio del numero 11, Piccone attacca, poi serve Navarini, ancora per Piccone, va a bloccare Romani. Piccone può attaccare uno contro uno, poi serve Romani, ultimo tocco di Capitanelli, dunque rimessa per Porto Sant'Elpidio. Piccone, Cernivani si alza da 3 punti, Cernivani sbaglia da lontanissimo. Vedetti allora, Leonzio, ultimo tiro, 12 secondi alla fine del terzo quarto, vediamo come si comporta Ennio Leonzio. Arriva il blocco di Capitanelli, Leonzio serve il numero 17, forse con un fallo, poi Navarini va fino in fondo. Navarini, potenziale, gioco da 3 punti per Alberto Navarini e fallo di Bedetti. Secondo fallo per il numero 11 e il lunetta Navarini, per allungare ulteriormente il vantaggio da 10 a 11. Segna Alberto Navarini,
sono 10 i punti per lui. E dunque finisce qui il terzo quarto, Pescara 48, Porto Sant'Elpidio 59. Rientrano in campo le due squadre sul suono della sirena. È sotto di 11 punti Pescara, 48 a 59, dopo la brutta giocata di Leonzio in attacco e il fallo di Pedetti che hanno favorito il giocatore a 3 punti di Navarini, che ha portato sul più 11 Sant'Elpidio. Rientrano in campo per Pescara Trigo, Caverni, Capitanelli, Pedetti e Leonzio, mentre il Porto Sant'Elpidio, Navarini, Romani, Cernivani, Piccone e Cinalli. Dunque quintetto basso per coach Domizioli. Leonzio, Caverni può attaccare contro Piccone, blocco di Drigo. Caverni serve il numero 8, rischia di perdere palla ancora Pescara. Leonzio, show difensivo di Romani. Leonzio va da Capitanelli, finta il tiro, poi va da Bedetti, salta Bedetti, fallo sul numero 11 e tutti liberi per Luca Bedetti. Il fallo è di Cinalli, secondo fallo per lui. Il Donetta Bedetti per due tiri liberi. È già a quota 12 punti. Sbaglia il primo Luca Bedetti, che ha una media di circa 30%. 2 su 7 per lui. Deve entrare in questo match. Segna il secondo. Arriva a quota 13 Bedetti. Navarini. Cernivani esce bene al pressing Sant'Elpidio. Cernivani finta il passaggio, poi attacca uno contro uno ma esita, alla fine arriva il blocco di Romani. Navarini con il blocco di Cinalli attacca uno contro uno, Caverni è bravo e disturba, fallo in attacco di Navarini, chiuso troppo i gomiti. Dunque terzo fallo per il numero 7 di Sant'Elpidio e rimessa affidata a Ennio Leonzio. Caverni, Bedetti, Drigo a spalle contro Cernivani. Drigo sbaglia il fadeaway. Mattias Drigo, Piccone, Romani si alza da due punti. Romani tiro lungo, alla fine l'ultimo tocco a rimbalzo di Drigo. Dunque rimessa per Sant'Elpidio. Cambio per Pescara, esce Drigo ed entra Bini sul parquet. Drigo molto in ombra in questa partita, anche se ha fermato comunque 8 punti. Piccone, Navarini, c'è Leonzio di lui, alza la difesa Ennio Leonzio, Navarini lo batte facile. Cinalli si alza da 3 punti, sbaglia rimbalzo di Leonzio, l'ultimo tocco di Navarini. Dunque rimessa per Pescara. Caverni, esce Bedetti dai blocchi, servito il numero 11, attacca uno contro uno, poi scarica in angolo da Leonzio, si alza da 3 punti Ennio Leonzio, sbaglia rimbalzo di Bini, c'è un fallo però che è di Cernivani. Terzo fallo per lui. Dunque rimessa per Pescara affidata proprio a Ennio Rio Leonzio. Caverni, Capitanelli, va da Bini, consegna per Leonzio contro Navarini, blocco, Leonzio va fino in fondo, fallo di Cernivani, quarto fallo per lui, il secondo in giro di pochi secondi. E cambio per Porto Sant'Elpidio, rientra Maggiotto ed esce Cernivani, il Donetta Leonzio per tutti i tiri liberi. Deve cominciare a segnare per provare a riprendersi questa partita in mano Pescara. Sbagna Leonzio il primo dei due liberi. Un
1 su 2 per Ennio Leonzio, che arriva a quota 8 in questa partita. Navarini, Maggiotto, zone press per Pescara, ne esce bene però Santepide, Piccone, Maggiotto, Navarini, attaccano, continuano Navarini, va fino in fondo, fallo in attacco di Navarini ed è il quarto fallo per Alberto Navarini. E dunque rimessa per Pescara, adesso sugli ali del pubblico proverà a riprendersi in mano questa partita. Caverni contro Piccone, Bini consegna proprio per Caverni, ancora per Bini, Romani li porta via il pallone, Bini si addormenta, Piccone, Navarini contro Leonzio, Cinalli, Piccone, Cinalli va a bloccare, Piccone attacca uno contro uno, Piccone, fallo di Caverni ed è il secondo fallo per Michele Caverni. C'è un cambio, esce Navarini e rientra Cerrivani per Sant'Elpidio. Servito il numero 5, Piccone, Maggiotto si alza 3 punti senza pensarci due volte, Andrea Maggiotto annulla le speranze di Pescara che sta provando a riprendersi questa partita. Bedetti, serve Bini, brutta palla persa da Pescara, Maggiotto arriva a 18 punti intanto e Pescara perde l'ennesima palla da gara, inevitabile per coach Stefano Raiola. Pescara media di palle perse 11 a partita e circa 4 recuperate, mentre Sant'Elpidio ne perde circa 13 a partita, ne recupera anch'essa intorno alle 4-5 palle recuperate di media a partita. Pescara che sta giocando male in generale, non sta trovando né canestro, sia perché non gli entrano i tiri con le percentuali, sia perché comunque costruisce dei brutti tiri e delle cattive conclusioni. La scorsa partita Maggiotto, che adesso ne ha firmati 18, ha firmato solamente 5 punti, pensate, 0 su 5 da 3 punti e 1 su 8 da 2 e poi 3 punti sui liberi, dunque male Maggiotto nella scorsa gara. E quando gioca male Maggiotto, spesso e volentieri Sant'Elpidio perde. Rientrano in campo le squadre, Pescara subito con il pressing, rimessa affidata a Cerrivani, Cinalli, Cerrivani, Piccone, Piccone contro Leonzo, serve Romani, c'è il capitano su di lui, consegnato per Cerrivani, Maggiotto gioca fuori dei 6,75, adesso Sant'Elpidio, Maggiotto attacca uno contro uno, sbaglia rimbalzo di Cinalli, fallo inutile di Bedetti e 2 tiri liberi per Cinalli e per Bedetti è il terzo fallo. Due liberi per Cinalli, che Leonetta viaggia con lo 0%, visto che questo era il primo tiro libero tirato in questo campionato. Zero su due per Cinalli, rimbalzo di Bini, ma c'è invasione di Piccone e dunque palla automaticamente a Pescara. È rimessa affidata a Luca Bedetti, più 12 per Sant'Elpidio. Leonzio, Caverni, supera Piccone, poi attacca uno contro uno Caverni, perde palla, l'ultimo tocco però di Romani, visto che la palla gli ha sbattuto sulla schiena. Rimessa per Sant'Elpidio e non più per Pescara, è stato un errore arbitrale, dunque Pescara perde l'ennesima palla della partita. Maggiotto
Sono ancora 6 minuti e 40, alla fine della partita ancora lunga la gara. Maggiotto attacca, poi serve Piccone in angolo, si alza da 3 punti con spazio, Piccone sbaglia, rimbalzo di Romani, il suo ultimo tocco. Dunque palla a Pescara, cambio, esce Caverni e dentro sul parquet De Eustachio. De Eustachio contro Piccone, lo presse il numero 1. Sale Leonzio, servito il numero 20, va a bloccare Capitanelli. Leonzio, servito Capitanelli, può attaccare uno contro uno. Andrea Capitanelli, bella giocata col piede perno per Andrea Capitanelli, finalmente tra le vie del canestro Pescara. Capitanelli arriva a quota 13 in questa partita. Maggiotto dall'altra parte, blocco di Cinali, Maggiotto attacca a Beretti, uno contro uno, la situazione di Maggiotto, serie di palleggi infiniti, Maggiotto stoppato, Beretti può correre adesso Pescara, Beretti va da Leonzio fino in fondo, Ennio Leonzio, time out per Porta del Pidio sull'entusiasmo di Pescara, per Ennio Leonzio sono 10 punti, arriva in doppia cifra come Benedetti, Caverni e Capitanelli. Però il migliore giocatore della partita rimane sempre e solo Andrea Maggiotto, sono 18 per lui fino ad ora. Per Andrea Maggiotto, classe 1988. Maggiotto, curriculum molto importante in Serie B, inizia la sua carriera da senior a Fossombrone, allora a B2, per poi proseguire un biennio a Senigallia, sempre in Serie B, prima però di altre due stagioni a B1, a San Donà e a Moncalieri, poi nel 2011-2012 è provato in Serie B a Ferrara, dove realizza 10 punti di media per l'acciata di scarpe, e poi l'anno successivo ritorna nelle Marche, precisamente in Serie C con i colori del Pisarum Pesaro, che però dopo qualche mese lo vedrà accasarsi a Bisceglie, sempre in Serie B, disputando una stagione da assoluto protagonista con 14 punti di media, e poi appunto da Bisceglie passa a Pesaro dopo in Serie C, e poi a Monsummano e appunto l'anno scorso a Senigallia, dove ha avuto la migliore stagione della sua carriera. Maggiotto, proprio lui in palleggio dopo il time out, Beretti rischia di recuperare palla, Zanotti rientra in campo dopo i due falli commessi nel giro di qualche minuto. Piccone, Romani attacca Bini, uno contro uno, Romani si alza, sbaglia, rimbalzo di Capitanelli che evita che la palla esca. Leonzio può correre, serve De Eustachio, sbaglia Luca De Eustachio e l'appoggia, l'appoggio al canestro. Piccone dall'altra parte, le sue squadre si allungano, Cernivani, esce Piccone dai blocchi, disturba De Eustachio, Piccone attacca uno contro uno, lo brucia secco a De Eustachio, Piccone sbaglia, rimbalzo disturbato da Piccone sul Capitanelli e recupera palla Sant'Elpidio grazie a Piccone, e adesso però lascia il campo a Navarini. Sant'Elpidio ha in campo Cerimani e Navarini, entrambi con 4 falli, e poi Zanotti con 2 falli. Navarini si alza da 3 punti, Navarini con spazio, sbaglia, rimbalzo di Bini. Leonzio, meno 8 per Pescara. Bedetti vuole Capitanelli, va fino in fondo Capitanelli, butta la palla, il numero 17. Adesso torna in difesa particolarmente arrabbiato Andrea Capitanelli. Navarini, Capitanelli su di lui, Navarini può attaccarlo contro uno, serve Zanotti, è solo il numero 41, segna da solo Simone Zanotti, 9 punti per lui. De Eustachio contro Navarini, Bedetti disturbato, fallo di Maggiotto, primo fallo per Maggiotto, e cambio per Pescara, esce Bini e rientra Drigo sul parquet. Il Lunetta Beretti, visto che è in bonus Sant'Elpidio per due tiri liberi importanti per tornare a meno 8 a 4 minuti dalla fine del match, segna il primo Luca Beretti, arriva a quota 14,
2 su 2 per Luca Bedetti. Maggiotto allora, Navarini, Maggiotto in cabina di regia contro Bedetti. Zanotti ancora per Maggiotto, forse un fallo non secondo l'arbitro. Maggiotto, su di lui c'è Bedetti, tocca la palla, l'ultimo tocco è di Maggiotto e dunque recupera palla Luca Bedetti. È l'unico che ci mette cattiveria in questa partita, esce Maggiotto e rientra Piccone. Passate Pido, esce D'Eustachio e rientra Caverni. Caverni, esce Leonzio dai blocchi, va adesso su quelli del blocco di Capitanelli. Capitanelli finta il tiro, poi attacca, tira, ma il fallo avviene forse prima del tiro. Comunque sono due tiri liberi visto che è in bonus. Sente il Pidio e il fallo di Zanotti. Terzo fallo per il giocatore ex Monteroni. Due liberi per Capitanelli per accorciare ulteriormente le distanze. Primo errore del campionato ai liberi per Capitanelli. 9 su 10 per lui fino ad ora. Segna il secondo Andrea Capitanelli. Arriva a quota 14. Navarini, c'è Leonzio su di lui. Adesso difende Ennio Leonzio contro Navarini. Zanotti consegna per Navarini. Adesso alza la pressione Pescara, soprattutto Ennio Leonzio. Piccone contro Caverni. Piccone vuole il blocco di Zanotti. Adesso c'è il mismatch. Piccone si alza a tre punti. Fabrizio Piccone, che canestro, sono 14 per lui. Caverni, oggi gran partita di Piccone. Il canestro però è da 2, dice l'arbitro, non da 3, quindi sono 13 punti. Cernivani, l'ultimo tocco è il suo. Dunque palla ancora a Pescara con 13 secondi per chiudere l'azione. Rimessa affidata a Luca Bedetti. 3 minuti alla fine del match, 57-67 per Porto Sant'Elpidio. Caverni dopo la rimessa di Bedetti. Leozio può attaccare Piccone uno contro uno, fino al fine in fondo per scarica in angolo da Drigo. Si alza con spazio Mattias Drigo, l'uomo dei canestri importanti, Mattias Drigo, 11 punti per scare ancora in partita. Navarini, Zanotti contro Capitanelli, Romani, Cernivani, arriva il blocco di Romani, Cernivani attacca, cambio, Drigo contro Cernivani, attacca da due punti Cernivani, sbaglia, rimbalzo di Caverni, per fortunato però Piccone si riprende il pallone. Navarini, Romani, Navarini contro Leonzio, sbaglia poi il tiro Romani. Caverni può correre, serve Leonzio, blocco di Capitanelli, Leonzio attacca uno contro uno, pompa il pallone Leonzio, serve Capitanelli, appoggio facile, meno 5 adesso per Pescara e sono 16 per Capitanelli oggi. Può rientrare intanto Maggiotto del Porto Sant'Elpidio. Piccone contro Leonzio, cambio difensivo, Piccone contro Capitanelli, servito Cernivani in angolo, vuole il posto di Zanotti, l'ultimo attacco di Bedetti. Dunque rimessa per Sant'Elpidio, rientra sul parquet Maggiotto ed esce Romani. Quintetto basso dunque per Sant'Elpidio, adesso con Cernivani da 4. Navarina rimessa, si muove Piccone, rischia di perdere il pallone, poi batte facile Leonzio con un palleggio per scarica in angolo da Zanotti, sbaglia da tre punti, altro rimbalzo di Piccone che però perde la palla, la prende Caverni, va a schiacciare, ma il fallo di Navarini è antisportivo. Quinto fallo per Navarini ed è un fallo antisportivo, dunque fuori dal match Navarini, rientra sul parquet Diego Torresi. Qui si è accasciato
Falcone che è stato colpito forse dal pallone, non dall'avversario, comunque tutto regolare ovviamente. Caverni, Lonetta, due tiri liberi, più possesso. Sbaglia il primo Michele Caverni, sbaglia anche il secondo Michele Caverni, 0-2. Erano veramente importanti questi liberi. Vediamo adesso col possesso Pescara come si comporta. Caverni che comunque viaggiava col 62%, 8-13 da ai liberi. Leonzio va a bloccare Capitanelli, Leonzio serve Capitanelli, attacca, poi serve Caverni, risponde così all'errore Caverni, Michele Caverni, importante la bomba per lui. Fate anche 13 per Caverni e commette anche fallo adesso, terzo fallo di Michele Caverni. Ha risposto così all'errore e time out per coach Massimiliano Domizioli. Che partita al Cardiopalma qui al Palaterno Gas & Power di Pescara. Pescara 65, Sant'Elpidio 67, una partita bellissima, qui è stato bravo Michele Caverni, con coraggio ha risposto all'errore dalla lunetta. Quindi una bomba importantissima. Un minuto e 20 alla fine del match, ed è un match importante, lo diciamo ancora, visto che chi vince supera l'altra, entrambe sono a 4 punti, davanti a loro solamente Giovanova e Ortona a 6 punti e poi San Severo è a punteggio pieno con 8 punti. Rientrano in campo le squadre, adesso il pubblico è il sesto uomo in campo per Pescara. In campo Piccone, Zanetti, Torresi, Cernivani e Maggiotto per Sant'Elpidio, Capitanelli, Drigo, Bedetti, Leonzio e Caverni per Pescara. Ricordiamo Cernivani 4 falli, Zanotti 3 falli per Sant'Elpidio, Piccone. Caverni di lui, gioco col cronometro adesso Piccone. Zanotti va a bloccare, c'è Capitanelli su Piccone, attacca uno contro uno Piccone, fallo di Capitanelli prima del tiro per Capitanelli, è il terzo fallo, come anche per Caverni e Bedetti. Dunque rimessa per Sant'Elpidio, adesso entrambe le squadre sono in bonus dopo questo fallo. Dunque dal prossimo si andrà sempre in lunetta. Maggiotto, su di lui c'è Caverni, Piccone contro Bedetti, blocco di Zanotti, Piccone, c'è Capitanese su di lui, Piccone si alza da 3 punti, Fabrizio Piccone, che partita sta giocando, 16 punti per lui oggi. Caverni, vediamo come risponde il numero 12, 47 secondi alla fine del match. Leonzio, blocco di Capitanelli, Leonzio attacca, serve Capitanelli, rischia di perdere palla in angolo per Leonzio, importante Leonzio! Ennio Leonzio ne sbaglia tante ma segna quella più importante. Ennio Leonzio meno 2, Piccone, c'è Brezzo di lui, non si arriva a quota 13 intanto. Piccone, blocco di Zanotti, Piccone attacca contro Capitanelli, serve Torresi, fuori da Maggiotto, Caverni, difesa ottima di Caverni, Maggiotto, tiro senza senso di Maggiotto, sbaglia, vola a rimbalzo Capitanelli, si riprende la palla Caverni, 9 secondi, Leonzio, finale bellissimo adesso, Ennio Leonzio, va fino in fondo Leonzio, butta la palla, Pescara perde la partita, Ennio Leonzio, fallo antisportivo, ed è ancora il numero 20, ha fatto perdere la partita a Pescara, aveva acceso il lume di speranza, e poi l'ha spento con questo errore, voleva il fallo il numero 20. Qui brutta giocata di Leonzio, fallo antisportivo fischiato al numero 20.
suo secondo fallo. Il lunetta Cernivani per due tiri liberi. Segna il primo Cernivani. Sono 5 i punti per lui. 2 su 2, arriva a quota 6. Cernivani finisce qui. Pescara perde un'altra partita. Sono 3 sconfitte e 2 vittorie. Finisce qui Pescara 68, Sant'Elpidio 72.